È morto a 72 anni dopo una lunga malattia l'attore Ferruccio Amendola, il più noto doppiatore italiano. I funerali si svolgeranno giovedì prossimo a Roma, nella Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo. È questione di vita. Un intenso attore di teatro e di molte fiction televisive. Pochi film girati per il grande schermo, eppure è proprio il cinema ad avergli dato la celebrità, grazie ad una voce unica, riconoscibile tra mille. Esponente di una dinastia artistica che va dal regista Mario al figlio Claudio, anche lui attore, Amendola si dedicò al doppiaggio fin dal dopoguerra e dagli anni 70 il suo timbro inconfondibile fece parlare italiano i più amati divi di Hollywood. Dustin Hoffman. Io non capisco, nonno, perché hanno ucciso le donne e i bambini? Robert De Niro. Steven. Steven, guardami! Ritengo che ci Al Pacino. Ho deciso pure che voglio dei figli. Vattene, ho detto! Sylvester Stallone. Circondarli lo escludo. E quando capitava che i doppiatori dei nostri eroi di celluloide cambiassero, ci si sentiva un po' orfani, si stentava a riconoscerli. Ma nella memoria quelle facce e quella voce rimarranno legate per sempre. Oltre la valle c'è il confine.